この先揺れますのでご注意ください。Eccoci qua, come avevo promesso, oggi vi porto in questo treno senza pilota e io sono proprio in cima dove c'è il vetro. Vedete che spettacolo che è, guardate qua. Non potrò parlare tantissimo, però dove sono quasi da solo, quindi non credo sia problema. Guardate qua, che palazzo eccezionale. Questo treno porta all'isola di Odaiba, che è laggiù in fondo, che è praticamente un complesso di isole artificiali molto popolare a Tokyo, che vi farò vedere poi nel prossimo video. Intanto ci arriviamo. E questo sistema, che è stato inaugurato nel 1995, è uno dei primi sistemi al mondo senza pilota e servì appunto per collegare il centro di Tokyo alla baia di Tokyo. Progetto faraonico, passeremo anche da un ponte eccezionale che è Rainbow Bridge, che fa una curva di 270 gradi circa. Guardate qua, questo è il quartiere di Shiodome, siamo a Shiodome. Questa è una delle zone sicuramente più moderne di Tokyo. Vedete, adesso tra l'altro laggiù in fondo ci incroceremo con un altro treno. Giappone, 10 che abito a Tokyo e questo video ancora non l'avevo mai fatto. Questi che sentite sotto sono tutti avvertimenti, annunci che dicono di tenere il telefono silenzioso perché non si può usare la suoneria in nessun telefono, in nessun mezzo pubblico giapponese. Ecco, quella che vedete laggiù è Odaiba, dietro la nave. Giornata eccezionale, forse vediamo anche il Monte Fuji oggi. Eccolo qua Odaiba, guardate, questo è il Rainbow Bridge. Entreremo dentro il Rainbow Bridge, eccolo laggiù. Guardate bella che è Odaiba di qua. Adesso giriamo e vediamo tutta Tokyo, da questa parte, alla vostra destra. Adesso entriamo dentro la struttura del ponte, che è circa 3 km, 2 km e mezzo se non sbaglio. Ora non me lo ricordo di preciso, in realtà l'ho anche fatto a piedi, vi dicevo prima. Ah, non mi sono dimenticato di dire perché questa linea si chiama Yorikamome, che è il nome del gabbiano con la testa nera che potete trovare nella baia di Tokyo. Guardate qua, bello che è quell'incrocio col treno. Qui passano le macchine e le persone possono passare qui a destra. Si può andare a piedi, come dicevo prima, qui a destra. Guardate anche di qua che bella che è Tokyo.
stata inaugurata nel 1995 e per i primi anni non guadagnava niente, perché praticamente tutta quest'area che state vedendo sulla destra era fallita di fatto con lo scoppio della bolla economica nel 1991. Solamente a metà degli anni 90, attorno al 96, quando il governo metropolitano ridistribuì, diciamo, riqualificò quest'area non solamente per il distretto finanziario com'era, ma a luogo di intrattenimento per famiglie, questa linea cominciò a guadagnare e ora è una linea frequentatissima, specialmente anche grazie negli anni alla presenza del Gundam, che poi vi farò vedere. Io scenderò alla prossima fermata, ma praticamente va dall'altra parte dell'isola dove c'è il mercato del pesce, il mercato nuovo del pesce di Toyosu. Inizialmente arrivava fino ad Ariake, se non sbaglio, poi dal 2006-2007, più o meno da quando sono venuto in Giappone io, l'hanno estesa, e c'è il progetto di estenderla ancora di più fino a Kashidoki, che non è lontano tra l'altro da qui e da Ginza, poi da dove è partito, per far fargli tutto il giro. Ecco, io scenderò alla prossima. Questa è la stazione di Daiba, dove poi adesso farò anche qualche video che vi faccio vedere sempre in fila. In questi giorni faccio questa serie partendo da Shiodome, poi passando qui per Odaiba con il treno e poi Odaiba qui fuori, che è molto bello, e vi faccio vedere qualcosa, e poi nella zona di là, che è quella che interessa particolarmente le persone che amano i robot come me. Ed eccoci qua, guardate che roba, centri commerciali, Fuji TV con questa palla davanti che è uno studio televisivo, ma soprattutto qua, una zona che si vede, questo è uno dei panorami skyline più belli che potete ammirare qui a Tokyo, cioè nel senso è uno dei posti migliori a mio avviso per vedere Tokyo. Ma guardate che spettacolo, Tokyo vista da qui, è veramente veramente eccezionale. Mi piace sempre tanto venire qua e fare foto, perché è bello, proprio bello. Benvenuti a... no, siamo a Tokyo. Largo per darvi la magnificenza al grand'angolo di una di quelle che secondo me è una delle zone appunto più belle di Tokyo. Guardate qua, siamo in mezzo alla baia di Tokyo. Questo è un complesso di isole che originariamente ospitavano le batterie di cannoni che difendevano Tokyo. Infatti Daiba vuol dire batteria. E le difendevano dall'assalto degli stranieri, come noi, insomma, che volevano imporre il commercio con il Giappone inizialmente, insomma, poi dopo con l'arrivo di Matthew Perry poi si sono aperti verso il commercio e poi verso tutto il mondo. E questa è la Statua della Libertà,
è qua da circa dal 1998. In realtà venne eretta come tributo ai rapporti tra Francia e Giappone, ma venne scelta di metterla qua, insomma, dietro il ponte di Brooklyn e la Torre Eiffel di là, che è la torre di Tokyo, ma divenne talmente popolare che doveva essere tolta in realtà, ma poi non è più stata tolta, quindi è rimasta qui e qui c'è. Come potete vedere è l'action figure della Statua della Libertà in confronto a quella vera. Ma veniamo a noi, che questa zona eccezionale, vedete, adesso poi vi faccio vedere anche di dietro che c'è un bellissimo edificio, posto che non so se avete notato, qua il cartello è un po' lontano, c'è scritto Tokyo Cruise. Perché? Perché quest'area si può raggiungere anche in nave con una serie di barche, Otaluna, Kimiko, Emeralda, quella nuova, che sono state progettate da Leiji Matsumoto, il mangaka che ha disegnato Captain Harlock, Galaxy Express, eccetera. Guardate qua che bellezza questa cosa. Qui cambio un attimo e metto un po' di zoom. Ecco qua. Guardate qua come fa lo chef. Guardate qua che bellezza, come fa lo chef Ruffy. Questa è, dicono che sia la spiaggia di Tokyo. Ovviamente la spiaggia di Tokyo tra virgolette. Qui c'era ormeggiato fino a un po' di tempo fa, cioè nel periodo delle Olimpiadi, i 5 cerchi olimpici erano qua. Oggi bellissima giornata, si vede addirittura la Sky Tree da quella parte, il Monte Fuji è laggiù in fondo, ma non credo che si veda, nonostante sia molto terzo il cielo, laggiù ci sono nuvole. Un albergo, piccola curiosità, vedete questa qua? Questa qui è una cappella che usano per i matrimoni finti, sì, avete capito bene, i matrimoni finti. Molte persone infatti in Giappone si sposano con rito cristiano, con il prete, che però non è un prete, praticamente è il cosplayer del prete, diciamo in questo modo. In posti come questo, no, che hanno queste viste belle, quindi vedete questa struttura tutta in vetro che dà su quest'area eccezionale, celebrano questi matrimoni che non hanno nessun valore dal punto di vista civile, ma che vengono fatti semplicemente per la cerimonia. In Giappone comunque sia non c'è nessun accordo con nessuna confessione religiosa, quindi il matrimonio è solo civile. Poi puoi scegliere la cerimonia che vuoi, puoi fare quella shintoista, la cerimonia cristiana col prete finto, quella cattolica con il prete vero, insomma puoi sposarti come ti pare, però non c'è nessuna cerimonia di matrimonio che dia anche gli effetti civili. Qui c'è Aqua City, vedete, quello è il treno che ho fatto vedere l'altra volta. Qui c'è anche il Jump Shop della Shueisha e questo qua che vedete qui è la Fuji TV, è la sede di Fuji TV progettata da Kenzo Tange. Chi è di Napoli riconoscerà una certa somiglianza con il centro direzionale delle poste come stile, e la palla è uno studio televisivo. Questi gabbiani che sentite sono i Yurikamome, gabbiani a testa nera, che danno il nome alla linea di treno che è passata prima. In mezzo alla settimana, oggi è martedì, io faccio, non so quando lo vedrete voi, però è sempre molto affollato il fine settimana, è praticamente deserto in mezzo alla settimana, vedete, insomma. Ci sono anche molti musei in questa zona e il martedì molti musei sono chiusi. Quindi questo qua è ottimo per comprare, c'è il Disney Store dentro, per esempio questo qua rosso c'è scritto che è praticamente un'area di solo ramen, solo negozi di ramen al quinto piano, tantissimi ristoranti, qua in a burger che buono, tra l'altro lì dentro ci dovrebbe essere anche Fugetsu che è l'okonomiyaki buono e anche il tonkatsu, la cotoletta fritta di Wako se non erro, molto buono. Non si legge acqua, si legge acqua. Aqua, lo dicono qua, Aqua City. E questo camminamento, vedete qua giù in fondo, questo edificio con il buco nel mezzo, tipo la Défense di Parigi, dietro c'è l'aeroporto di Haneda, quindi molto spesso si vedono passare gli aerei, vengono delle belle foto, perché si vedono passare gli aerei nel mezzo. Fuji TV c'ha questa scalinata eccezionale che porta fino a su alla palla, che è veramente, veramente bella. Volevo andare su nella palla, però purtroppo per problemi di coronavirus è stato chiuso fino a data da destinarsi. Ma guardate qua che scalinata imponente. E quest'area è un po' il simbolo del Giappone pre-bolla economica degli anni 80. Infatti si è cominciata a sviluppare da metà degli anni 80. Dopo lo scoppio della bolla del 1991 è completamente diventata deserta, completamente deserta. Alcuni anni dopo la prefettura di Tokyo ha deciso di riqualificarla e di destinarla anche a delle finalità che non fossero solamente quelle finanziarie, ma anche residenziali e di intrattenimento. Da quel momento si è sviluppata tantissimo ed è quella di ora. E anch'io
molto spesso in questi anni, vedete, questo è un centro commerciale con tantissime ristoranti, negozi, attività, eccetera. I musei, per esempio, da questa parte qui dietro di me, vedete, questo qua è il Museo della Scienza, di là c'è anche il Museo delle Arti Marittime. C'erano anche delle onze bellissime che purtroppo hanno chiuso, onze monogatari, che non perché per via del coronavirus, ma perché il contratto di leasing di tutta l'area durava 20 anni e non poteva essere rinnovato, quindi hanno chiuso. Peccato, perché era veramente un bel posto a Tokyo per venire a fare delle onze, le terme giapponesi, per chi non conoscesse il termine. Eccoci però arrivati al cospetto di quella che è la vera star dell'isola, ovvero il Gundam Unicorn RX-0. Laggiù non so se si vede, però adesso non arriverò fino a laggiù perché c'ho da fare delle cose. Questa qui è una ruota panoramica tra le più grandi del mondo, erano quando l'hanno aperta. Tra l'altro mi sembra che sia stata la più grande del mondo tipo per pochi giorni, che poi ne hanno aperto una più grande. Sempre bello. Vediamo se si accende, ma questo lo vedrete in un altro video in realtà. Quindi per questo video da Odaiba è tutto. Ora vi farò vedere in un prossimo video anche quello che mangio qua, perché c'è una zona estremamente interessante, ma soprattutto il video su questo ragazzo qua, che è bello. Al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.